la prima volta che sono andato a trovare Edoardo De Filippo. Incontrai un uomo che stringeva a mano una mazza, forse un rastrello, con il viso scavato, folti capelli bianchi si intravedevano sotto al cappello e con la visiera per ripararsi dal sole e delle unghie nere sporche di terra. Gli domandò: Edoardo chi? Qua De Filippo, specificò alzando la voce, capendo che esiste una differenza fondamentale fra romani e napoletani. Guarda, là sotto sta il portico, è vicino all'ingresso evangelici. Qua, wow, ora ho capito tutto. Ma quale caspita dell'apostolo del Vangelo era? Maestro, auguri. 120 anni dalla nascita. 24 maggio 1900. Eccoci qua. Che gioia, l'aggio truata. Poggiai la mano al vetro e il mio desiderio era poterci entrare per accarezzare Edoardo. Ma sapendo come fosse di carattere, gli poteva dare fastidio a tutte queste smancerie. Avrebbe gradito più che gli portassi un caffè, ma come Pasquale lo chiamano di questi fantasmi. Maestro di vita e di teatro, io ti amo, ti amo, sai che ti amo. Non ho capito, professore. Avevate ragione voi, professore. I fantasmi esistono. E stamattina ho seguito anche il vostro consiglio, no? Quello di stare qua. Non ho capito, professore, scusa. I fantasmi esistono. Però mi ha detto che non si farà più vedere. Ha sciolto la sua condanna. Voi dite. Ritorna sotto altre sembianze. Speriamo, lo so, speriamo. A me i fantasmi mi servono.